Sindaco De Bartolo, torniamo a parlare dell'ospedale di Castrovillari. Voi ad ottobre avete tenuto una riunione con Mauro, con il direttore generale dell'ASP di Cosenza. Sostanzialmente da allora non è cambiato nulla. E purtroppo è così, come dice lei. Io, pur non avendo partecipato personalmente alla riunione che si è tenuta qualche giorno fa, di aggiornamento rispetto a quella che citava lei, ha partecipato il mio vice sindaco, che mi ha relazionato dicendomi che tutti i punti trattati sia in termini strutturali sia in termini occupazionali che di servizi sono rimasti fermi. Abbiamo posto sul tavolo della dirigenza dell'ASP la questione tecnica di chi è la responsabilità di tutto questo. Ci veniva riferito che dal punto di vista dei lavori la direzione tecnica è affidata all'ASP e abbiamo chiesto all'ASP di accelerare i tempi in vista della riunione che faremo a gennaio e che il direttore Mauro ci ha promesso sarà più produttiva. Per il momento permane la delusione e permane invece un grande riconoscimento alle associazioni che si sono mobilitate insieme ad alcune istituzioni per far sì che il nosocomio di Castrovillari, ma la sanità in generale in Calabria, possa effettivamente dare salute e non altro. C'è un nuovo commissario ad acta alla sanità calabrese, siete fiduciosi? Ma io sono abituato a valutare dopo aver visto all'opera le persone e le istituzioni, per cui massima fiducia condizionata all'azione. Mi auguro che questa fiducia possa poi però tradursi in azione concreta. Io avrei preferito una gestione politica della sanità. È un po' quello che stanno dicendo tutti, infatti. Ancora una volta Oliverio scartato. Ma io non parlerei di persone. Oliverio, in quanto presidente della Regione Calabria, sicuramente diciamo Oliverio, ma io direi più in generale la politica, perché la sanità non può non prescindere, secondo me, da una gestione politica, che non deve essere poi una gestione scriterata, anzi deve essere una gestione oculata per dimostrare che il Sud possa essere luogo di ripartenza dello sviluppo nazionale.